I fedeli sappiano che un sacerdote o un vescovo che orienta il voto lo fa per interessi personali. Severo monito del segretario generale della CEI, Monsignor Galantino, alla vigilia delle elezioni europee e in qualche realtà locale anche amministrative. Queste le parole del vescovo, sentiamo. Spero di non essere costretto e soprattutto spero che non siano costretti i nostri fedeli ad assistere al mortificante spettacolo di vecchi e sospetti collateralismi con candidati, con partiti o movimenti politici. È bene che sappiamo una volta per tutte che chiunque vede il vescovo o un sacerdote impegnarsi nell'orientare o influenzare il voto ipotizza una sola cosa: l'interesse personale o la ricerca di favoritismi di varia natura. Preferisco che non si realizzino opere ex novo o che non si sistemino strutture se questo deve essere la contropartita diretta o indiretta di un impegno diretto di sacerdoti durante le elezioni a favore di Tizio, di Caio o di Sempronio. Lasciate che crollino le chiese, lasciate che crollino i saloni, ma non si fanno queste cose.